ancora 2 settimane e le operazioni di iscrizione degli alunni per il prossimo anno scolastico saranno concluse. Come ogni anno, ad essere coinvolte nelle operazioni sono poco meno di 2 milioni di famiglie. Le iscrizioni al primo anno della primaria sono quasi 500.000, altrettante quelle al primo anno della secondaria di primo grado e al primo anno della secondaria di secondo grado o della formazione professionale. Tutte le iscrizioni vanno presentate online attraverso una apposita piattaforma disponibile nel sito del MIUR. Ma poi ci sono anche le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, più di 400.000 in tutto, gestite manualmente con domanda cartacea presentata alle segreterie delle singole scuole. Come sempre, le iscrizioni sono accompagnate da iniziative delle istituzioni scolastiche finalizzate a far conoscere alla famiglia la propria offerta formativa. Ormai la pratica del cosiddetto Open Day si sta diffondendo in tutti gli ordini di scuola, anche alla primaria e all'infanzia, mentre un tempo era esclusiva delle secondarie di secondo grado, che hanno la obiettiva necessità di far conoscere a studenti e famiglie i diversi indirizzi di studio attivati, molto spesso diversi anche per istituti simili. Open Day che, a sentire anche i nostri lettori, si riducono talora ad uno stanco rituale in cui è d'obbligo mostrare alle famiglie aule, palestre, locali e laboratori lindi e accoglienti. Ma questa pratica, con la complicità del calo demografico, per cui bastano spesso piccoli numeri per perdere una classe, rientra tutto sommato nella logica delle cose, anche se c'è chi sostiene che si tratta di una conseguenza della autonomia scolastica che ha messo le scuole in concorrenza fra di loro. Ci sono però poi, per la verità, anche iniziative decisamente poco lodevoli o perlomeno di dubbio gusto, come ad esempio quella di una scuola di Bari che ha messo in pario un biglietto per una crociera da estrarsi a sorte fra tutti i genitori che iscrivono il figlio. E sta facendo molto discutere anche il caso di una scuola romana che nella presentazione pubblicata nel proprio sito sottolinea che uno dei plessi è frequentato dai figli della buona borghesia del quartiere, delle loro colf e delle loro badanti, mentre un secondo plesso accoglie alunni provenienti da famiglie di modesta posizione sociale. Iniziativa che ha spinto la ministra Lucia Azzolina a prendere le distanze dalla scuola. Anche se poi, se si consultano con maggiore attenzione altri documenti della scuola disponibili in rete, si legge testualmente: la disomogeneità socio-economica rappresenta per noi uno stimolo alla personalizzazione dei percorsi. La presenza di alunni di cittadinanza non italiana rappresenta anzi una risorsa e una occasione di crescita e di arricchimento sia individuale che di gruppo. A dimostrazione appunto del fatto che spesso Open Day e informazioni sommarie attinte in rete non bastano per capire quale sia il vero spirito che anima una scuola. Sul tema noi continueremo a fornirvi informazioni, quindi seguiteci su questo canale e anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola. Continuate a leggerci, ma soprattutto, come sempre, a scriverci e a mandarci i vostri commenti. Noi ne daremo conto.